Ricordavo da anni quello strano personaggio, con un viso corrucciato, uno sguardo accigliato, tipico di chi ce l'ha col mondo intero. Ma quegli occhi che avevano visto l'inaccettabile, io non li ho mai dimenticati. La prima volta che intrecciai il suo sguardo fu durante la visione di Paragraph 175, il documentario premiato al Festival di Berlino che racconta la persecuzione degli omosessuali, l'Olocausto. Pierre Selle nacque da Genoa, in Alsazia, nel 1923. La sua era una famiglia cattolica, dai tradizionali valori morali. Una famiglia che mai avrebbe accettato la sua condizione di omosessuale, motivo per cui Pierre dovette mantenerla rigorosamente nascosta al mondo intero e alla famiglia, prima di tutto. Era poco più di un ragazzino, aveva solo 16 anni. Passeggiava in un parco, noto luogo di incontro gay, quando venne derubato dell'orologio. Come avrebbe fatto chiunque, denunciò il furto al commissariato, ma il suo nome fu schedato a sua insaputa e aggiunto all'elenco degli omosessuali. Cara gli costò quella denuncia. Pochi mesi dopo l'invasione dei tedeschi in Francia, nel 1940, Pierre, allora 17enne, fu convocato dalla Gestapo, che aveva messo le mani sugli schedari del commissariato. Insieme ad altri giovani omosessuali venne arrestato, interrogato e torturato per 2 settimane. Nel maggio del 1941 fu deportato nel campo di Schirmeck, in Alsazia, ma non gli venne attribuito il triangolo rosa come a tutti i gay, bensì quello blu che contrassegnava i cattolici. Botte e torture erano all'ordine del giorno. Pudore e vergogna lo fecero tacere per decenni, fin quando decise di parlare e di testimoniare al mondo il trattamento disumano che subirono i prigionieri omosessuali da parte dei nazisti. Primo di tutti, il suo ricordo va al ragazzo che amava, Joe, sbranato dai cani proprio davanti ai suoi occhi. Ha raccontato l'episodio in una pagina del suo libro, che ho estrapolato da internet e che però vi leggerò personalmente. Un giorno dagli altoparlanti ci ordinarono di presentarci immediatamente all'appello. Urla e latrati fecero in modo che ci recassimo tutti quanti sul posto senza indugiare. Circondati dall'SS, dovemmo formare un quadrato e restare sull'attenti, come facevamo la mattina per l'appello. Il comandante del campo era presente con tutto il suo stato maggiore. Immaginavo che ci volesse dare un'ulteriore dimostrazione della sua fede cieca nel Reich, con una lunga serie di comandi, insulti, minacce, emulando i celebri moniti del suo grande maestro, Adolf Hitler. La prova fu in realtà molto più dolorosa. Una condanna a morte. Al centro del quadrato che formavamo, 2 SS portarono un giovane. Inorridito, riconobbi Joe, il mio tenero amico 18enne. Non l'avevo ancora incontrato al campo, era arrivato prima o dopo di me. Non ci eravamo visti nei giorni che avevano preceduto la mia convocazione alla Gestapo.
raggelai in preda al terrore. Avevo pregato perché fosse sfuggito alle loro retate, alle loro liste, alle loro umiliazioni. E invece era lì, davanti ai miei occhi impotenti, che si riempirono lì lacrime. Diversamente da me, lui non aveva consegnato lettere pericolose. Affisso manifesti, firmato verbali. Tuttavia, era stato catturato e adesso stava per morire. Le liste erano dunque complete. Cosa era accaduto? Di cosa lo accusavano quei mostri? Nel mio dolore ho dimenticato completamente la motivazione della sentenza di morte. In seguito gli altoparlanti trasmisero musica classica a volume molto alto mentre le SS lo spogliavano. Poi gli ficcarono violentemente in testa un secchio di latta. Aizzarono contro di lui i feroci cani da guardia del campo, dei pastori tedeschi che lo morsero al basso ventre, alle cosce, prima di divorarlo sotto i nostri occhi. Le sue grida di dolore erano distorte, amplificate dal secchio che gli copriva la testa. Irrigidito, barcollante, con gli occhi sbarrati dall'orrore e le lacrime che mi scendevano dalle guance, pregai ardentemente perché perdesse subito conoscenza. Da allora mi capita ancora spesso di svegliarmi urlando nel cuore della notte. Da più di 50 anni questa scena continua a passarmi davanti agli occhi. Non dimenticherò mai il barbaro assassinio del mio amore sotto i miei occhi, sotto i nostri occhi. Fummo in centinaia ad esserne testimoni. Perché ancora oggi tutti tacciono? Sono dunque tutti morti? È vero che eravamo fra i più giovani del campo e che è passato molto tempo, ma penso che alcuni preferiscano tacere per sempre, avendo paura di risvegliare ricordi atroci come questo. Quanto a me, dopo decenni di silenzio, ho deciso di parlare, testimoniare, accusare. Alla fine della guerra fu rilasciato, ma come tutte le vittime omosessuali del nazismo, negò qualsiasi pubblica ammissione di quanto gli era accaduto. Provava vergogna e così si sposò, ebbe anche dei figli. Pubblicò, come vi ho detto, un libro. Dopo quasi 30 anni di silenzio, nel 1982, e a scatenare però la sua reazione rabbiosa, fu una frase pronunciata in radio dal vescovo di Strasburgo, che considerava l'omosessualità una malattia. Fu per combattere proprio gli attacchi omofobi dell'ecclesiastico che Pierre Sel decise di parlare e di rivelare il motivo della sua carcerazione e le violenze subite. Non solo scrisse il libro, ma partecipò anche al documentario di Paragraph 175 e fece delle dolorose apparizioni in TV per rivelare ciò che gli altri prigionieri, per pudore e vergogna, non avevano mai ammesso. Avvezzo al dolore, abituato ai soprusi, aveva vissuto grandi umiliazioni che gli avevano provocato traumi indelebili. Inghiottendo silenziosamente le sue lacrime, nel documentario confessò con rabbia di essere stato sodomizzato con una mazza di scopa che lo penetrò per 25 centimetri, riportando ferite profondissime nel corpo, ma soprattutto nella sua anima. Ho estrapolato un frammento di video e l'ho tradotto e sottotitolato così da percepire più realisticamente lo stato d'animo di questo povero perseguitato. Ascoltiamo. Aveva une hiérarchie. Je ne sais pas si on dit ça en allemand. Donc le plus fort au plus faible. Il est quand même certain que le plus faible dans les camps, et ça tout le monde pourra maintenant le dire, c'était les homosexuels. C'était tout à fait en bas, par terre. Hein. Vous n'avez pas 18 ans. Arrêté, torturé, frappé. Sans aucune défense, ni procès, ni jugement, il n'y avait rien, j'étais tout seul là. Hein? Je ne parle pas sodomisé, je ne parle pas violé. Et devant 300 détenus, 300 häftlinge, 300, la mort de Chaud, mon ami. Il a été condamné à mort,
mangé par les chiens allemands, les tergers allemands. Où? À Schirneck. Et c'est ça que je peux pas oublier. Da sehen Sie, hein, warum ich 40 Jahre lang nichts gesagt habe und ich bin 90% Kriegsinvalide. Ne? Mein Arsch ist noch blöder, ja, ich noch. Die Nazi haben mir Hülsen von 25 cm in den Arsch gemacht. Glauben Sie, dass ich das sagen kann, dass es für mich gut ist? Das ist für meine Nerven ist das zu viel, Klaus. Das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Ich habe eine Schäme für die Menschheit. Als eine Hunde. Sel cominciò una battaglia lunga decenni per ottenere il riconoscimento dallo Stato francese come deportato omosessuale. Come vittima dell'Olocausto si è impegnato per tutta la vita per far sì che i prigionieri gay francesi deportati ricevessero un risarcimento. Il film Rosa Nudo ha dedicato a Pierre Sel una scena che ho già proposto in altri video, ma che mai come questa volta è opportuno mostrarvi, perché è veramente molto intensa. Ascoltiamo. Dimenticare. È come se avessi concentrato nella morsa nazista tutta la mia forza solo sul pensiero di sopravvivere e non su quello di ricordare. Mi sono rimasti da narrare solo frammenti casuali, il cui disordine mi rende anche oggi un uomo incerto. Mi chiamo Pierre Sel e sono nato ad Haguenau il 16 agosto 1923, sono morto a Tolosa il 25 novembre 2005 e questo è il mio ultimo pensiero. Pierre Sel è morto a Tolosa il 25 novembre del 2005. Mi piace ricordarlo così, con le sue stesse parole. Quando sono in preda all'ira, prendo il cappello e la giacca e passeggio spavaldo per le strade. Immagino di camminare per cimiteri che non esistono, luoghi di riposo di tutti i morti che turbano la coscienza dei vivi. E mi pare di urlare. Quando finisco di vagabondare, torno a casa. Quindi accendo la candela che arde nella mia cucina quando sono sola. È in memoria di Joe. Un saluto a tutti.